Buonasera a tutti. È un grande onore e un grande piacere avere qui con noi questi ospiti. La dottoressa Cristina Cidini, qui alla mia sinistra. Si è laureata a Firenze in storia dell'arte, dal 1981 è funzionario del Ministero per i Beni Culturali e ha lavorato in diverse soprintendenze, occupandosi di territorio, restauri, valorizzazione del patrimonio artistico e storico. Soprintendente dell'Opificio delle Pietre Dure dal 2000 al 2008, dall'ottobre 2006 ha avuto l'incarico di soprintendente del Polo Museale Fiorentino, assumendo la guida degli oltre 20 musei che comprendono tra gli altri le Gallerie degli Uffizi e dell'Accademia. Dal 2008 ha la responsabilità della tutela del patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico per la città di Firenze. Ha organizzato mostre e tenuto conferenze in vari paesi del mondo, ha scritto libri, saggi e romanzi. Poi, alla mia destra, il professor Vito Capellini. Il professore è nato a Pistoia, ha conseguito la laurea in ingegneria elettronica presso il Politecnico di Torino. È professore di comunicazione e immagini presso l'Università di Firenze. È presidente del Centro di Eccellenza per la comunicazione e l'integrazione dei media. Coordina le nuove tecnologie sulle vie della cultura, gallerie virtuali in Italia e anche in Giappone. Poi, più a sinistra, abbiamo il dottor Marco Capellini. Da vari anni si occupa di multimedialità e beni culturali. Nel 1999, con altri 4 soci, ha fondato Centrica, un'azienda che ha sviluppato competenze e tecnologie per la diffusione della cultura attraverso internet e canali digitali, come X-L'Image e il recente Uffizi Touch, presentato all'Expo di Shanghai del 2010 come installazione interattiva touchscreen di grande formato e disponibile da pochi mesi anche come applicazione per iPad, iPhone, iPod Touch sull'Apple Store. La versione di Uffizi Touch presentata oggi contiene un'altra innovazione, X-Knowledge, riconosciuta dall'Agenzia dell'Innovazione per l'Italia degli Innovatori 2011-2012. Questo incontro, Nuovo Rinascimento, Scienza e Arte nel Terzo Millennio, nasce come frutto di una recente collaborazione e di alcuni incontri intrapresi in questi ultimi mesi. La speranza da parte mia e di tutti gli organizzatori del meeting è che questa collaborazione, che nella giornata di oggi fa un primo piccolo passo, possa diventare con i nostri ospiti e amici qui intervenuti sempre più ampia e proficua. Abbiamo infatti il desiderio di continuare a lavorare insieme nel futuro alla progettazione e realizzazione di una o più grandi mostre o grandi gallerie virtuali, come dicevamo prima, che sono proprio una caratteristica del DNA del meeting fin dagli esordi. Le mostre educano alla bellezza, a quella bellezza a cui il cuore dell'uomo anela. Per questo motivo la nostra attenzione alla bellezza è sempre a 360 gradi. Fate cose belle, ma soprattutto fate diventare le vostre vite luoghi di bellezza. Questa frase del Santo Padre Benedetto XVI per noi è uno scopo reale da perseguire e una strada concreta su cui camminare. Siamo fatti per la bellezza e l'incontro di oggi, da questo punto di vista, è particolarmente significativo in questo meeting dedicato alla certezza, perché ci aiuterà proprio a dare un contributo a questo tema. Abbiamo oggi la possibilità, attraverso l'ausilio di nuove straordinarie tecnologie, di vedere in un modo non solo migliore, ma assolutamente nuovo e straordinario, alcuni tra i capolavori artistici più belli della storia dell'umanità, che non a caso si trovano a Firenze, patria della lingua italiana e delle arti. Mi ha molto colpita, quando sono stata a Firenze, la visione delle immagini delle opere d'arte attraverso queste nuove tecnologie e la possibilità di cogliere alcuni particolari dipinti dall'artista non visibili ad occhio nudo.
e lì ho compreso di più l'importanza del particolare come ulteriore possibilità di cogliere la drammaticità e l'orizzonte del tutto, la possibilità di conoscere i particolari o alcune specificità nuove ci consente di conoscere l'opera nella sua interezza e quasi ultimamente ci fa conoscere l'animo, il genio dell'artista fino a cogliere il significato, l'istante pieno di significato in cui è stato pensato quel particolare. Possiamo allora oggi paragonarci con le opere d'arte utilizzando la tecnologia moderna e su questo il professor Vito Cappellini potrà farci e donarci un'ampia panoramica anche su queste nuove strumentazioni, sulle diverse modalità di approcciare l'arte che esistono al giorno d'oggi. Per esempio, il professore e la dottoressa Cidini hanno organizzato un grande evento in Giappone, una super galleria virtuale a Tokyo che aprirà il 21 novembre con l'inaugurazione e con la partecipazione della dottoressa Cidini e chiuderà l'8 dicembre. Quindi vediamo come questa cosa prende proprio nuovi orizzonti. Allo stesso tempo, dopo, il dottor Marco Cappellini ci parlerà di Centrica, come prima vi ho anticipato, e di come queste applicazioni mirano a una maggior circolazione della cultura e dell'arte. E quindi ci mostrerà qualcosa proprio riguardo di Uffizi Touch, con queste nuove novità, di cui ci parlerà lui stesso. Adesso io lascerei la parola prima di tutto al professor Vito Cappellini, che ci introduce proprio alla tecnica. Grazie dottoressa Alessandra Vitesse, che ha già detto molto di quello che volevo dire io, perché ha fatto un intervento estremamente preciso sulla linea di quello che noi facciamo. Ricordo questo, che la nostra avventura, se vogliamo chiamarla così, a Firenze, ma direi poi in questo senso più ampio in Italia e nel mondo, è iniziata circa 20 anni fa, perché noi all'Università di Firenze studiavamo già da molti anni le immagini digitali, che sono poi quelle che vedremo o cominciamo a vedere fra poco, e direi in modo quasi ineluttabile, essendo a Firenze, avvenne più di 20 anni fa un incontro importantissimo fra noi, Università di Firenze, e gli Uffizi, Galleria degli Uffizi, in realtà con quello che si chiama oggi il Polo Museale Fiorentino, qui rappresentato dal sovrintendente Cristina Cini, che comprende 20 e 24 musei. Allora sovrintendente era Antonio Paolucci, che tutti conoscete, attualmente il direttore dei Musei Vaticani, e devo dire, se ora mi lega a Cristina Cidini, lo dico apertamente a tutti, un'amicizia di lavoro e di collaborazione incredibile, devo dire che anche con Antonio Paolucci nacque subito 20 anni fa questa, direi, anche simpatia reciproca, nel senso che lui mi chiamava un po' il suo tecnico e io sono un tecnico, anche se sono ingegnere, professore, ma sono un tecnico. E naturalmente lui e Cristina Cidini ora sono la cultura, sono l'arte, sono, diciamo, quello che l'artista del Rinascimento, se vogliamo restare un attimo sul Rinascimento, ha poi tradotto sulla tela o sul materiale che ha utilizzato. Questo incontro di 20 anni fa portò subito a fare delle esperienze in un laboratorio che creiamo proprio anche all'interno degli Uffizi, per acquisire le immagini delle opere d'arte. Devo dire, io sono legato molto al Giappone, lo ha detto Alessandra Vitesse, per vari motivi, ma devo, in questo momento così, diciamo, delicato per il Giappone, in cui abbiamo tutti una particolare attenzione per questo popolo che è lontano, ma in fondo così vicino a noi, soprattutto per l'amore che ha per l'arte. Ecco, devo dire che appunto col Giappone negli anni 2000 io trovai un grande sponsor, società top, tipo il nostro più grande editore d'Italia, che per 3 anni ci ha sostenuto come sponsor, pagando le spese, noi contribuendo con le nostre forze, cioè con la nostra manpower, come si dice in inglese, però ci ha sostenuto per 3 anni per acquisire per 3 anni, tutti i lunedì, perché è solo lunedì che si può andare, come sa benissimo il sovrintendente, che giustamente non ci fa andare gli altri giorni, eccetto il lunedì, e Paolucci faceva lo stesso,
il lunedì andavamo ad acquisire queste opere, 3 anni ci sono voluti per acquisire tutti gli Uffizi, cioè 1400 opere, che sono quelle della Galleria del Corridoio Vasariano e anche delle opere che sono nei cosiddetti, io li chiamo magazzini, ma non si chiamano magazzini. Fu un'opera ciclopica, pensate, negli anni 2000, molte persone, tutti i lunedì, con questa società che ci sosteneva finanziariamente, almeno in buona parte, e proprio Centrica, la società che qui è rappresentata da Marco Cappellini, fu l'attrice, siamo all'università, ma l'attrice primaria di questo lavoro. Devo dire che oggi, nel 2011, oggi 23 agosto, nessun museo al mondo, lo dico con fierezza perché è un traguardo che abbiamo raggiunto in questi 20 anni di lavoro, nessun museo al mondo ha tutte le opere digitalizzate come noi abbiamo fatto dal 2000 al 2004 come gli Uffizi. Queste 1400, sì, hanno tutte, Louvre, National Gallery, Prado, insomma tutti i grandi musei hanno delle sezioni digitali di altissima qualità anche su internet, e lì c'è una polemica che non sto a aprire nel senso buono, cioè ci sono aspetti positivi e negativi, però nessun museo ha questa completezza che qui avete davanti in questo apparentemente piccolo schermo, che potrebbe diventare anche grande 3 metri perché Centrica riesce a fare anche questo, e che poi da ultimo Marco Cappellini sa. Io chiudo rapidamente dicendo che quindi nacque questa idea che ora stiamo diciamo allargando a tutto il mondo, perché ci sembra giusto che il patrimonio culturale, artistico, in questo caso di Firenze ma dell'Italia, insomma, sia di tutti, con queste gallerie virtuali. Anzi, abbiamo creato questa sigla che diceva giustamente prima Alessandra Vitez, questa nuove tecnologie sulla via della cultura, New Technology on the Culture Roads, e lo presentiamo da anni in Giappone. Già ripeto, ora sarà 21 novembre, 8 dicembre, una grandissima galleria virtuale a Tokyo, che poi andrà diciamo un po' in giro a Tokyo e altre città. Allora, concludendo, siamo riusciti con questo primo sponsor, però negli ultimissimi anni, cioè 4-5 anni, abbiamo fatto un altro salto, cioè su poche opere, diciamo una trentina, ne vedremo poi in dettaglio 5 o 6 al massimo, anche perché ci vorrebbe una settimana, abbiamo acquisito a una risoluzione ancora più elevata. Ecco, per darvi un'idea di queste acquisizioni, io ho la telecamera come voi giapponese, si fa un'immagine bellissima, si fa lo zooming, però per fare le cose che vedrete dopo, soprattutto quelle di altissima qualità, ci vogliono, immaginate, 1000 scatti di queste singole immagini di camera, che poi vengono collezionati insieme, noi si dice mosaicatura, e che è una cosa di estrema difficoltà. Pensate che ogni pixel, cioè ogni elemento di immagine o punto di questi milioni, miliardi di punti, va accanto all'altro senza sovrapporsi. Sembra facile, ma al mondo, con fierezza sempre, posso dire che noi con Hitachi abbiamo il sistema di qualità, non dico di precisione che ce l'hanno molti, ma di qualità migliore, perché la qualità ad esempio vuol dire 3 cose. Vuol dire acquisire a questa altissima risoluzione spaziale, per cui si vedono dei punti che sono i dettagli più infinitesimi, lo vedremo dopo nella Madonna il Magnifica, che è un esempio dei più, diciamo, di alta risoluzione. Ma vuol dire anche la fedeltà del colore, perché se io vado agli Uffizi a vedere un'opera, vedo direttamente qual è il colore che ha steso l'artista. Noi siamo riusciti con degli spettrometri, con macchine insomma, più o meno complicate, a tradurre il colore che c'è nell'opera in un colore fedele elettronico. Non riusciamo a farvelo vedere oggi, ci vorrebbero dei schermi tarati, ci vogliono delle procedure, però noi siamo in grado di riprodurre su schermo, touch screen o plasma o quello che sia, il colore fedele come l'artista ha creato l'opera. Che non è ancora uno dei problemi più aperti nel mondo, perché per acquisire il colore ci vuole l'illuminazione, la luce cambia, allora c'era certamente meno luce, insomma Cristina Cidini sa benissimo quello che è il colore. L'ultimo problema è quello di non avere deformazione dell'immagine, cioè l'immagine deve essere fedele dal punto di vista geometrico in tutti i dettagli. Ho finito dicendo che noi come centro di eccellenza dell'Università di Firenze Comunicazione e Media lavoriamo su questo da 20 anni, in realtà il centro è nato in questa forma 10 anni fa con un decreto del Ministero della Ricerca, e siamo attivissimi, diciamo, a
Firenze anzitutto, in Italia e anche in Giappone e nel resto del mondo. E concludo ringraziando di cuore il meeting di Rimini. In questo momento ringrazio Alessandra Vitez che è venuta a trovarci più volte a Pistoia. Ci siamo incontrati alla Farnesina proprio per il Giappone, quindi direi che di nuovo il Giappone è un po' questa nazione che io devo ringraziare, perché ci ha dato queste possibilità che altrimenti non avremmo potuto mostrarvi oggi. E diciamo, in questi incontri abbiamo diciamo fatto questo primo esperimento, ma ringrazio il meeting di Rimini e tutta questa organizzazione bellissima, perché essere qui fra voi è veramente una grande gioia e una speranza per il futuro. Grazie. Passo la parola alla dottoressa Cidini, che esaminerà con noi alcune opere, e vi assicuro che rimarremo a bocca aperta. Prego. Scusate, ma io mi devo alzare. Ringrazio a mia volta l'organizzazione, la dottoressa Vitez e tutti i colleghi che sono venuti a impostare questo incontro, che mi auguro a mia volta sia il primo di una serie di collaborazioni che potremo sviluppare negli anni. Mostrerò una per una 5 opere. È stata una scelta difficile, dolorosa. Avete sentito quante sono già state acquisite sia con alta risoluzione sia ad altissima definizione da Centrica, MIC, Hitachi. Tuttavia bisognava sintetizzare, e all'interno di questa sfida, cioè ho la sfida ulteriore di dedicare non più di 5-6 minuti a ciascuna. Quello che desidero che condividiate è come con le tecnologie prima introdotte si possa sperimentare un approccio nuovo a un'opera d'arte, che ha la caratteristica preziosa e da difendere di essere reale, di essere un oggetto che sta in un posto e solo lì, a meno che non lo si sposti per una mostra, ma poi torna al suo posto. Un oggetto che occupa spazio nelle tre dimensioni, che ha un peso, che ha una storia, che ha una storia da raccontare non uguale a quella di altri originali. E tuttavia, attraverso questo ingresso straordinariamente innovativo che l'acquisizione ci consente e la navigazione all'interno della riproduzione rende veramente un'esperienza ulteriore, si può avere un approccio nuovo e diverso. Direte, che cosa è cambiato dall'epoca in cui la prima fotografia restituì l'immagine dell'opera d'arte e cominciò a far viaggiare ciò che prima solo i copisti o i disegnatori potevano riprodurre? Beh, è cambiato che noi adesso entriamo in una zona che quasi è al confine con la microscopia, con l'approccio che è possibile attraverso un microscopio. Quindi vediamo scaglia per scaglia, pennellata per pennellata, filamento per filamento ciò che il pittore ha steso sulla tavola o sulla tela, e questo ha molte conseguenze. Intanto, e la chiudo subito perché non credo che vi interesserebbe, ma anche la funzione di monitorare lo stato dell'opera. Se acquisiamo un'immagine a quel grado di nitidezza e di risoluzione e di visibilità e poi negli anni si va a rifare un'immagine del genere, possiamo controllare se qualcosa è cambiato nella sua struttura superficiale e vale a dire se ci sono rischi per la sua conservazione. E questo è da addetti ai lavori, se vogliamo. Ma per andare a un approccio che possa interessare il pubblico dei fruitori del patrimonio artistico, ebbene, non esito a dire che è un approccio decisamente alternativo e per qualche verso migliore rispetto all'originale, e mi spiego subito. Nulla sostituisce una visita agli Uffizi, salire quelle scale o affidarsi all'ascensore, sentire il rumore degli altri visitatori intorno, delle guide che parlano, vedere il sole che fa il suo percorso, la pioggia che all'esterno invece ingrigisce i toni del cielo e dell'atmosfera. Nulla sostituisce questo, nulla sostituisce andare di sala in sala col proprio tempo, con la propria percezione, con le proprie emozioni, creando i propri ricordi. Ma detto questo, se noi ci mettiamo, prendiamo la prima opera, davanti all'Annunciazione di Leonardo da Vinci, non la vediamo così,
perché davanti c'è un gruppo di giapponesi, o perché davanti, e ci deve restare, c'è un vetro antiproiettile che, per quanto sia dell'ultima generazione, trasparente, con spessori controllati, è pur sempre una barriera. E perché quando siamo lì davanti, e questo succede a me, che ho il privilegio e il dovere di vederla, non dico ogni giorno, sarebbe troppo godimento, ma di tanto in tanto ci riesco, neanch'io riesco a cogliere tutto quello che c'è da vedere, perché l'impatto di un'opera d'arte di quel tenore è un impatto veramente forte, coinvolgente, emozionante. Si tende a vedere l'insieme e magari ci sfuggono i dettagli. Allora, per seguire un percorso all'interno di un'opera d'arte, questo è un Virgilio che ci guida attraverso passaggi e labirinti e perfino ci aiuta a superare dei rischi, quello cioè appunto di perdere di vista le infinite erogazioni di bravura che un maestro del calibro di Leonardo, di Botticelli e di altri può avere dedicato alla singola opera. Ecco, noi vediamo quest'opera, crediamo di conoscerla. C'è l'Arcangelo Gabriele, c'è la Vergine Maria, c'è l'ambientazione in cui la salutazione angelica ha luogo. L'ambientazione già è abbastanza singolare. Leonardo, poco più che ventenne negli anni 70, già affrancato dall'insegnamento del suo pur grandissimo maestro Andrea del Verrocchio, concepisce un'annunciazione en plein air. E questo è già abbastanza singolare, perché non avviene nel chiuso di una camera o nella situazione luministica di un porticato, ma avviene proprio fuori dalla casa, dove lo scorcio ci consente di intravedere la camera di Maria. Maria legge su questo magnifico leggio ornato all'antica, all'aperto, legge le sacre scritture, contro un paesaggio che ha caratteristiche reali e immaginarie al tempo stesso. Un'impalcata di cedri, di cipressi, che allude al paesaggio toscano, ma insieme una visione nel profondo, nel lontano orizzonte, che ha caratteri fantastici. Ecco, come possiamo introdurci in questo complesso universo di segni che Leonardo, giovane, torno a dire, ma già indipendente, ha voluto comporre? Prendiamo proprio quel paesaggio centrale verso il quale convergono le linee di fuga, sia quelle intuitive, ma sia quelle reali, geometriche, del cantonale bugnato della casa o del piano del leggio che pare un sarcofago di marca verrocchiesca. Andiamo in fondo, andiamo a vedere quella montagna lontana, argentea, la cui sommità è avvolta di nubi impalpabili e ai cui piedi si stende una visione assai più complessa di quella che possiamo percepire nei minuti pochi o tanti in cui stiamo davanti al quadro, perché questa ce la possiamo vedere e rivedere e studiare e approfondire. Ci accorgiamo che c'è ai piedi del contrafforte montuoso più vicino una vera e propria città portuale, una città portuale dipinta da Leonardo in punta di pennello e con un pennello certamente sottile, in cui i toni azzurrini, bianchi e dorati costruiscono l'immagine tridimensionale di una città che ha le sue torri, i suoi baluardi, le sue fortificazioni, i moli, i fari, i pontili, e poi nel mare le leggere feluche o le più pesanti galere, e un porto che si rispetti, anche un isolotto, e sull'isolotto c'è un faro che rammenta, ma forse perché siamo toscani e la suggestione è forte, la torre dei venti o del Marzocco, costruita dal Ghiberti davanti al giovanissimo porto, allora giovanissimo, di Livorno. Forse non è Livorno, forse è una reinvenzione. Certamente è un paesaggio ricco di spunti naturalistici. Guardate il riflesso del faro nelle acque chiare e ferme di questo specchio, che non sappiamo se sia mare o golfo o addirittura immenso lago, e che ha un altro sviluppo. Se noi ci portiamo, come stiamo facendo adesso, a sinistra, vediamo che una nave a vela sta entrando in una sorta di fiordo, e che il fiordo a sua volta è animato e popolato, e ci sono campanili e torri e cupole e case, e forse addirittura la suggestione d'Oriente è forte, sembrerebbe di poter ravvisare il Corno d'Oro a Costantinopoli e scorgere un qualcosa dei minareti che sarebbero
stati costruiti dopo la conquista di quella città nel 1453 da parte dei turchi. Ho già esaurito i miei minuti. Torniamo rapidamente al primo piano, questo solo per dire come un quadro così vi può risucchiare, vi può attirare dentro e non lasciarvi uscire. Torniamo in primo piano per vedere i fiori. E vediamo fiori come non li ha mai dipinti nessuno prima e come per decenni, forse secoli, non se ne sarebbero dipinti dopo. Non sono i fiori del Botticelli, non sono i fiori dei miniatori, non sono i fiori dei fiamminghi, sono esclusivamente fiori di Leonardo, ottenuti sul fondo scuro, denso, di questo verde che serve per la base del prato e che vediamo allo stato puro, là esatto, dove l'ombra dell'arcangelo mette la sordina, per così dire, ai toni chiari. Lì vediamo il prato predisposto da Leonardo con intonazione scura e poi animato da gorghi di erbe. A Leonardo sono sempre piaciuti i gorghi, i vortici, le spirali, queste forme che la natura incessantemente crea e distrugge. Ecco, gorghi d'erbe e petali di fiori che sono costruiti con pochissimo colore addirittura sulla trasparenza oscura. È un modo di fare i fiori che nessuno, torno a dire, prima di lui ha avuto e che dimostra non solo un attento interesse per la natura, conosciamo gli interessi botanici e naturalistici di Leonardo, ma anche capace di soluzioni pittoriche totalmente innovative. Solamente i pittori olandesi del 600 sarebbero ritornati a fare qualcosa di simile, a disegnare cioè il chiarore di un petalo, di un profilo floreale sul fondo oscuro. E poi non possiamo non guardare la Madonna, ecco, e su di lei chiuderemo, questa Madonna fanciulla, adolescente addirittura, che in atto dignitosissimo accoglie il saluto dell'angelo con sorpresa, interrompendo la lettura delle sacre scritture su un leggio ornatissimo e protetto, lo vedete, il libro stesso è protetto da un velo la cui trasparenza virtuosisticamente si protrae a balzi, per così dire, cade sul piano del tavolo, traborda al di là del leggio. E Maria ha questo volto innocente, assorto, incorniciato con grande sapienza di capelli e di velo. Ricordiamo che la Madonna doveva avere la testa coperta nella iconografia che vigeva nel pieno 400, dopo le cose si sarebbero modificate e attenuate, ma in quel momento doveva assolutamente avere una copertura. Eppure Leonardo è riuscito a trovare un punto d'incontro, a mostrare questa chioma fluente e come a lui piaceva, dispersa nell'aria, sensibile al vento, quel vento divino che arriva con l'angelo, con le sue ali battenti ancora, mentre atterra sul prato, e così forte è l'impeto del vento che le fa scivolare dalla testa il velo che si poggia sulla chioma effusa sulle spalle. È un espediente pittorico di una delicatezza e di una raffinatezza straordinari e si capisce che anche in questi tratti, così se vogliamo accessori, c'è già tutto Leonardo, cioè c'è il genio che avrebbe indagato la natura e l'arte con la medesima passione. Devo lasciare l'Annunciazione, non posso restare, altrimenti vi farei vedere la Camera di Maria e il mattone rotto nel marciapiede tutto intorno alla casa e il fiocco agitato della manica dell'angelo che non si è ancora ripreso da questo suo volo precipitoso che si è concluso ai piedi della Madonna. Ma dobbiamo passare a Botticelli. Perché tre Botticelli? Un privilegio ingiusto, esagerato, forse. Ma non sono solo io che amo Botticelli ai vertici della passione, è in realtà l'intero pubblico degli Uffizi che ha identificato nel Botticelli il pittore simbolo del Rinascimento e di quella galleria. E dunque forse i suoi quadri, belli e tuttavia ancora dopo secoli di studi misteriosi, meritano che pratichiamo questa piccola parzialità a suo vantaggio. Misteriosi perché? Perché non sappiamo in realtà, specialmente i due grandi capolavori, La nascita di Venere che qui vediamo e La primavera, che lo ha reso ancora più famoso, non sappiamo in realtà per quale nucleo della famiglia Medici venissero dipinti. Erano certamente
quadri della famiglia Medici, ma non sappiamo se erano per Lorenzo il Magnifico, come ci piace credere, o piuttosto per i cugini, un pochino più poveri, un pochino meno famosi, che però i documenti ricordano come proprietari di alcuni quadri del Botticelli. Questo poi è ancora più misterioso perché salta fuori, dal punto di vista critico, dal punto di vista delle notizie, solamente nel 1550. Prima stava in una casa Medici, non sappiamo dove. E che cosa rappresenta? Lo sappiamo bene, la nascita di Venere. In realtà sarebbe l'approdo di Venere, lo sbarco di Venere. Venere sta arrivando a Citera, o forse in Toscana, e sta arrivando sopra un improbabile mezzo di trasporto che è un enorme Pecten Iacobeus che l'ha portata per mare, la conchiglia da cui appunto sta per scendere. Mi avevano chiesto anni addietro di scrivere un libro sulle allegorie mitologiche di Botticelli, di cui questa fa parte. Avevo detto no, non lo scrivo, hanno scritto tutti sul Botticelli, che di nuovo c'è da scrivere mai? E poi sono quadri questi che non sono mai stati tutti insieme prima di esserlo come ora nella sala del Botticelli agli Uffizi, non sono una serie, non sono un ciclo, ognuno ha la sua storia. Ma mi mostrarono delle fotografie, allora si usavano, non c'era nemmeno il virtuale, anzi delle trasparenze ad altissima risoluzione. Io in una di quelle vidi una cosa che non avevo mai visto, neanche di fronte all'originale, perché l'originale ha davanti i giapponesi e il vetro. E quindi ecco che l'immagine soltanto, l'immagine su cui ci si può soffermare, tornare e interrogarla e sondarla, l'immagine mi restituì un dettaglio, uno spunto. Quel piede, il piede di Zefiro Volante, che insieme con la sua amata Aura ha seguito e sospinto il viaggio per mare della Dea, quel piede si infila nell'acqua. Quell'acqua chiara e trasparente che non è l'acqua del mare, il Botticelli non l'ha mai visto il mare, è andato una volta a Pisa e non gli è piaciuto. È l'acqua d'Arno, nei suoi momenti migliori, nelle sue distese più larghe, nel suo scherzare, come si diceva allora, alle pile dei ponti, nel creare trine, merletti, onde, piccole onde frammentari. Ecco, quel segno bianco che è un'onda significa che il vento sta ammarando, se mi passate la parola novecentesca. Il viaggio è finito, siamo arrivati, metto i piedi nell'acqua. Ecco, solo quello scatto di fantasia straordinario che mi fu reso noto attraverso un'immagine mi convinse a scrivere il libro e a continuare a interessarmi di Botticelli. Questa finezza pittorica è fatta tutta attraverso segni bianchi quasi impercettibili. La tecnica di Botticelli è una cosiddetta tempera grassa, non vuol dire niente, ce lo siamo inventati noi, perché la tempera è la tempera e l'olio è l'olio, ma questa via di mezzo singolare che negli anni Ottanta, in questi grandi quadri, specialmente in questo, Botticelli riesce a realizzare, è stata nominata tempera grassa. Quindi è un qualcosa che esegue velature raffinatissime e sottilissime, ma dà anche corpo e luminosità. In questo caso poi, nella nascita di Venere, il sottofondo alabastrino, e questo nemmeno l'alta risoluzione riesce a farlo vedere, è stata la stratigrafia che lo ha mostrato, è una preparazione unica, non ne conosciamo altri esempi, che dà alla tela una qualità traslucida e luminosa. Ma vediamo qualche altro dettaglio nelle chiome della Dea, per esempio, uno dei tratti più distintivi, più memorabili di questa immagine che ha costituito forse il canone della bellezza femminile di quel tempo. Ecco, vediamo che Botticelli li ha trattati uno per uno, addirittura ciocca per ciocca, ha voluto insistere sui movimenti anche impercettibili di fili che sfuggono alla ritmica delle ciocche maggiori, per così dire, e si intrecciano nell'aria, mettendo in figura quel precetto che Leon Battista Alberti qualche anno prima aveva enunciato: sette sono i movimenti delle chiome al vento, e tutti elencati uno per uno, e ce li ritroviamo in questo annodarsi e snodarsi liberamente. Vedete con quanta finezza, davvero da miniatore, pare che Botticelli avesse fatto un apprendistato da orafo, e questo anche giustifica la sua passione per il cesello, per la rilegatura, per tutto ciò che è approfondimento e impreziosimento formale. Si potrebbe andare avanti con i fiori che costellano la veste e il mantello della dea assistente, forse un'ora, forse un'altra dea. Vedete che forse nella mia interpretazione, ma è una tra le mille possibili, la città stessa di Firenze, che in sembianze di Flora, Fiorenza, accoglie la dea, perché
l'allegoria che questo fatto mitologico rappresenta ci è ancora sconosciuta, ma è un'ipotesi possibile che Venere, dea dell'amore e dell'incivilimento dell'uomo dallo stato brutale, approdi in Toscana sotto l'egida dei Medici e sia accolta direttamente dalla città di Firenze. Abbandoniamo anche Venere al suo sbarco e dedichiamoci a un altro grande quadro, questo ancora più complesso, ancora più difficile, la primavera, che è in qualche modo un banco di prova per tutti gli storici dell'arte del Rinascimento, un quadro al quale non si riesce a negare un pensiero coraggioso, un'avventura interpretativa. Pensate che nel 1929 un grande studioso di allora, Luigi Dami, scrisse: sulla primavera si è già detto tutto, si è già scritto tutto. Ecco, da allora scaffali interi di libri e di articoli si sono aggiunti all'interpretazione che allora vigeva. Anche questa ci piacerebbe tanto credere che fosse stata dipinta per Lorenzo il Magnifico, però l'unico fatto certo, e mi pare che in questo meeting almeno qualche certezza vada data, nel 1498 si trovava in casa dei cugini. Allora tutti noi ci affatichiamo a elaborare teorie per cui sia passata dal più famoso Lorenzo il Magnifico al meno famoso cuginetto, però la certezza era quella che stava sì nelle case dei Medici in Via Larga, ma in casa del cugino. Ma perché è così importante sapere in casa di chi era e in casa di chi eventualmente era stata prima? Per cercare di arrivare a forzare questo scrigno chiuso che è il mistero racchiuso in essa, il significato vero. Certo, lo sappiamo tutti che chi c'è e chi non c'è. Mercurio, le grazie, ma qualcuno dice che sono le ore, Venere col figlio Cupido sopra, questa bellissima dea infiorata completamente che crediamo sia Flora, e poi la ninfa Clori e il vento Zefiro. Fin qui ci arriviamo, anche se con elementi di discordia. Però poi dare un senso a questa dispiegamento di semidivinità e di divinità pagane e giustificare la loro presenza nel boschetto di arance e di allori e motivare i gesti che ognuno di loro compie è tutt'altra faccenda. Per quello si sono scritti volumi e si occupano interi scaffali. Vediamo qualche dettaglio delle bellissime fanciulle, grazie o ore che esse siano, e attraverso sempre questo ingresso così ravvicinato e quasi indiscreto riusciamo a vedere che benché siano vestite di veli sottilissimi, impalpabili, a cui il restauro del 1982 ha restituito una totale trasparenza, questi veli in realtà sono costruiti come abiti e con sorpresa scopriamo che questa grazia, ora che sia, sia addirittura slacciata, un abito sulla spalla, forse per danzare più liberamente o sottolineare la libera sensualità del suo movimento, e noi riusciamo a scorgere le asole che danzano con lei, che si muovono una ad una, asole finissime, piccoli cappi di filo d'oro a cui dall'altra parte corrispondono bottoncini pure d'oro, evidentemente piccoli gomitoli che qualcuno pazientemente ha creato. Ecco, fino a questo punto possiamo entrare nel mondo del Botticelli, che è un mondo di composizioni molto impegnative. Pensate che queste figure sono grandi poco meno del naturale, ma anche di dettagli, di raffinatezza sbalorditiva. Concediamoci ancora un particolare e poi l'abbandoneremo. Andiamo sulla ninfa Clori e cerchiamo nella zona in cui si consuma l'unico atto apparentemente violento e certamente molto dinamico di quella che sembra una composizione statica e serena e che invece contiene al suo interno i germi di una feconda violenza, perché il vento Zefiro, che sta come un vento deve fare soffiando, dalla bocca manda una raggiera di fili bianchi che il pittore con una tecnica da fumettista ha disegnato e poi campito lievemente di pittura bianca. Sono i soffi del vento, i soffi del suo fiato, che poi in un breve tragitto entrano nella bocca di Clori e generano immediatamente i fiori. Quello che stiamo vedendo è la nascita dei fiori, una nascita ovviamente non naturalistica, una nascita simbolica dell'incontro tra la ninfa della terra, Clori come la clorofilla, verde, fragrante,
e Zefiro, l'azzurro vento favonio che fa rinascere la terra dopo la primavera, durante la primavera, dopo il duro inverno. Ecco, questo particolare straordinario che poi ritorna, se vi ricordate qualcuna delle fiabe dell'infanzia, ritorna nella favolistica, la fanciulla che dalla bocca per incantamento manda fiori, perle, pietre preziose. È una sorta di fiaba che Botticelli ci ha raccontato, ma che tutta insieme configura certamente un messaggio. Lo dico con una frase sola perché non posso riassumere i libri, e intanto ci prepariamo al prossimo quadro di Botticelli, terzo ed ultimo di questa splendida serie. Secondo me questo che abbiamo visto, la cosiddetta primavera, è il trionfo della città di Firenze nelle sembianze di Flora, che, recuperata la pace nel 1480 dopo un biennio di guerra che aveva visto Firenze quasi sola contro il resto d'Italia, torna a fiorire nell'amore e nelle grazie e nella gentilezza della natura e dei sentimenti, e da quel momento appunto fecondo e rapinoso nascono i fiori che tappezzano il prato e il mondo. Ecco, ci congederemo da Botticelli con la Madonna del Magnificat, una immagine di una bellezza che merita davvero un approccio tutto suo, perché lì nella sala del Botticelli è troppo sovrastata dalla primavera, dalla nascita di Venere, da quello che non mostro, Pallade col Centauro, un'altra immagine misteriosa e arcana, e quindi una Madonna, e invece ecco un altro universo straordinario. La Madonna sta col bimbo Gesù sulle ginocchia insegnandogli a ascoltare, forse è presto perché impari a leggere e scrivere, ma certo la Madonna sta facendo, con l'assistenza di questi giovani intorno, un'azione riferita allo scrivere. Noi riusciamo a entrare nel suo libro e in quell'intreccio straordinario di mani, dove la mano del bambino riesce a toccare insieme il braccio materno, ma anche le pagine del Magnificat, che dà il titolo, quel bellissimo inno biblico, Magnificat anima mea, Dominum, eccetera, e si riesce a vedere appunto che nell'incrocio delicatissimo delle dita infantili sia la madre sia il libro sono toccati insieme, come se il bambino partecipasse a questa lettura o scrittura che essa sia, perché la Madonna sta apprestandosi, avendo intinto la penna nel calamo, sta apprestandosi a continuare la scrittura. E chi le regge l'inchiostro? Un fanciullo che sta facendo un equilibrismo con la mano, perché con il mignolo e l'anulare regge in aria il libro. Guardate, il libro non ha leggio, non è appoggiato da nessuna parte, lo reggono questi due ragazzi, l'altro ha le dita sull'altra pagina, e con le due dita libere tiene il calamaio sospeso perché la Madonna possa intingere il pennello. Quale virtuosismo, quale facoltà inventiva ha condotto il Botticelli a una soluzione così unica, così inspiegabile, così non necessaria se vogliamo, e tuttavia di un'eleganza soprannaturale addirittura. E chi sono questi fanciulli? Anche qui si entra nel campo delle teorie. Tutti i cinque giovani rappresentati potrebbero e dovrebbero essere angeli, però la mia sensazione è che questi due giovani siano anime umane, o giovani magari viventi che vengono presentati e raccomandati alla Madonna e al bambino dal committente, che potrebbe essere il loro padre o la loro madre, e che vengono quindi, vedete, abbracciati, sostenuti, presentati a tanta augusta e divina coppia di personaggi con tutti i riguardi che meritano, e hanno il privilegio di reggere il libro, il calamaio, alla Madonna. L'angelo che li incoraggia si piega su di loro, altri due angeli invece compiono un'altra azione. Neanche questa la diamo per scontata, ma sbagliamo a darla per scontata, perché dove siamo? Siamo in un ambiente chiuso, da cui si vede sì il paesaggio, ma che l'ambiente è chiuso lo dimostra quella bellissima modanatura in pietra serena che definisce una sorta di finestra circolare. E in quella finestra circolare si incastrano due angeli che tengono una corona d'oro sulla quale piove la luce divina da sopra. È quella evidentemente riassunta dall'immagine solare del Padre Eterno.
E allora che soggetto è questo? Perché l'incoronazione della Vergine è un soggetto molto frequentato in arte, ma avviene in paradiso. Avviene nel paradiso aperto, nella corona di nubi, di angeli, in cui il Padre Eterno, nella sembianza della prima o della seconda persona della Trinità, conferisce alla Madonna la corona di Regina dei Cieli. E com'è che questo avviene in una stanza? E avviene mentre la Madonna scrive e legge? La mia sensazione, e non altro può essere, è che i due angeli e la corona siano stati inseriti dopo, su richiesta del committente. Il quadro, pensatelo per un attimo, è già perfetto. Con la Madonna e il bambino, l'angelo presentatore e i due fanciulli col libro e il calamaio. Ma forse il committente gli ha detto: ma io volevo anche l'incoronazione. Non può avvenire in una stanza, eppure il miracolo il pittore glielo ha realizzato. La stanza si spalanca, dall'alto dei cieli piove la luce e piove una corona fatta di stelle, una corona che neppure i due angeli osano toccare, tanta è la sua santità, e che il pittore ha potuto farci capire questa santità proprio interponendo tra le dita degli angeli e la corona stessa un velo così trasparente, così evanescente, così ottenuto con filamenti di bianco in assoluta abilità proprio pittorica, che ci rendiamo conto di quanto sia santa quella corona. È un accorgimento pittorico che, vi assicuro, davanti al quadro non si percepisce, non si vede, solo così, seguendo la propria curiosità, perché quella è la guida migliore, il voler vedere fino in fondo come sono ottenuti certi effetti, si riesce a capire. E infine cos'è che si riesce a capire? Marco, scendi un attimo. Si riesce a capire che proprio in virtù di questa, che io credo sia un'aggiunta, o comunque di questa intersezione virtuosistica, Botticelli padroneggia, no, faccio il gesto sbagliato perché io non sono capace, qua la corona, ecco, il Botticelli padroneggia l'intersezione di due tipi di luce soprannaturale, quella della corona stellata e quella della luce divina che spiove. Si intrecciano, si intersecano, ma nessuna raggiera perde la propria identità. E anche per questo governo delle linee dorate, il Botticelli davvero merita tutta la nostra ammirazione, non solo per questo, ma certamente anche per questo. Lasciamo, sto sforando i tempi, me ne scuso, ma sarò il più breve possibile con l'ultimo quadro, che però qualche attenzione la merita, perché stiamo per vedere il Tondo Doni di Michelangelo Buonarroti, l'unica pittura certa su tavola del grande maestro che è agli Uffizi, e un'altra certezza è che era per i signori Doni. I Doni si potevano permettere di avere lui mercante Agnolo e lei nobildonna Maddalena nata Strozzi, di avere una camera del legnaiolo più alla moda di Firenze, Francesco del Tasso, in cui questo faceva da capoletto con quel fior di cornice che gli fu fatta dal legnaiolo stesso, forse sul progetto di Michelangelo, e di avere nella loro casa di Corso dei Tintori una coppia di ritratti, lui e lei, fatti dal giovane Raffaello, che faceva il suo soggiorno fiorentino dal 1504 al 1508. Quindi gente che, come dice il Vasari, spendeva malvolentieri, però sapeva come investire. E questo capoletto straordinario Michelangelo lo dipinse, noi crediamo per le nozze, ma le nozze sono del 1504, un po' troppo presto. Lo sviluppo formale e cromatico ci porta quasi alla soglia della Cappella Sistina, che quindi 1508. Come si spiega? Non si spiega per ora. Si potrebbe spiegare questo, conoscendo un po' la cronologia delle opere di Michelangelo, con un suo eterno essere in ritardo nelle consegne. Quindi i due si erano sposati nel 1504, ma forse il capoletto lo hanno avuto qualche anno dopo. E però che capoletto! Un dipinto immenso, perché veramente è uno dei tondi più grandi dell'arte fiorentina di tutti i tempi, in cui avviene una scena ancora da decifrare fino in fondo, perché la Sacra Famiglia in primo piano compie un gesto sul quale a lungo la critica si è interrogata. È Maria che porge il figlio all'anziano retrostante o è l'anziano che porge il figlio a Maria? E perché lo chiamo l'anziano? Perché mentre per generazione lo si è chiamato senza tanti problemi San Giuseppe, ultimamente un'interpretazione assai autorevole lo ha candidato a essere il Padre Eterno, perché solo il Padre Eterno, secondo
Monsignor Timothy Verdon, che è storico dell'arte insigne, nonché uomo di chiesa, solo il Padre Eterno, a suo dire, potrebbe avere il diritto di un accostamento carnale con Maria, così intenso, così ravvicinato, accogliendola addirittura nel proprio grembo. Mentre il rapporto tra San Giuseppe e la Madonna è sempre all'insegna di una rispettosa distanza reciproca nella iconografia tradizionale. Ma chiunque sia, appunto, il venerando anziano, porge o riceve il bambino, certamente c'è un passaggio. C'è un passaggio che si tenderebbe a interpretare proprio dal Padre Eterno eventuale o San Giuseppe alla Madonna, e la Madonna si volge a ricevere il bambino, il quale è così incerto di quel passaggio che si aggrappa, come un gatto che si senta in pericolo ficca le unghie, e così si aggrappa ai capelli di lei. E guardiamo il volto della Madonna, questo volto ispirato dalla testa dell'Alessandro Morente, di cui esisteva a Firenze una bellissima versione, oggi pure negli Uffizi. Ecco, è stato scritto che la Madonna è a capo scoperto. Non è vero. Guardandola bene e approfondendoci, si accorge che non solo ha una sorta di bandana che le ferma i capelli sulla fronte, ma ha una cuffia in piena regola, di cui vediamo l'orlo verde, i risvolti dorati e addirittura l'interno multicolore, quindi un copricapo in piena regola che le racchiude la treccia pesante. È stato scritto, ma non è vero, che il bambino ha l'aria sonnolenta, quasi presentisse il sonno della morte, ma non è vero, ha uno sguardo, ingrandiamolo, vivacissimo e anche un po' malizioso, tutto orientato verso la Madonna, della cui presa non si sente forse totalmente sicuro, e quindi vigila su questo passaggio. Il bambino ha qualcosa nei capelli, e quel qualcosa è tuttora inspiegabile. È una fascia, anch'essa, che ferma questi riccioli abbondanti e torniti, che appassionava Michelangelo, il tema della benda, della fascia, del legaccio, del passante, del nastro, del vincolo, è in Michelangelo, scultore e pittore, presentissimo e talvolta anche immotivato. Così, per esempio, come un piccolo atleta che stia affrontando una prova difficile, Gesù Bambino ha una fascia tra i capelli, e quella fascia è di color viola cinerino con lumeggiature d'oro, cioè è preziosissima. E ricordiamo che Michelangelo si rifiuterà poi di adoperare l'oro nella volta della Sistina, quindi questa è la prima e, per quanto sappiamo, unica volta in cui il nostro grandissimo artista, nella sua veste di pittore, usa l'oro. E poi un ultimo davvero dettaglio, sono fuori tempo massimo, perché qui vedete, ecco, nei contorni si vede molto bene la tecnica di Michelangelo, che avrebbe poi applicato nella Volta Sistina e anche nel Giudizio, quello cioè di predisporre un lineamento, uso la parola di Leon Battista Alberti, oscuro, piuttosto spesso, e di mangiarselo poi dall'interno con il colore via via sovrapposto, finché non ne resta che un'ombra, un sospetto, un fumus. Quindi Michelangelo non fa i contorni come noi magari che non sappiamo dipingere, mi metto nel mucchio, o i bambini a scuola campiscono tutto il colore, poi intorno lo rilegano con la linea continua. Non è così, crea questo contorno e lo divora dall'interno. Ma poi, ecco, questo davvero io l'ho scoperto qui con questa immagine, poi aggiunge qualcosa se necessario, e quel che aggiunge è una linea rossa che dobbiamo riuscire a trovare, perché ora gliel'ho promessa, quindi va trovata. Eccola questa linea rossa, non so se riuscite a vederla, tra il braccio della Madonna e l'ignudo dietro c'è come un rinforzo del contorno, una linea rossa, quella sì aggiunta. Posso provare a farla vedere qui, da quassù, in coincidenza col braccio dell'ignudo dietro, a qua giù, un rinforzo rosso che serve a staccare, perché in quel passaggio l'incarnato del braccio della Madonna va a cozzare, ad accostarsi all'incarnato dell'ignudo, che in realtà è molto più lontano nello spazio, e al suo panneggio color carnicino chiaro a sua volta. Quindi deve essere stato un pensiero di Michelangelo, a magari dipinto già finito, che ha deciso di rinforzare lo stacco tra quelle due partiture, diciamo così, cromatiche, che altrimenti rischiavano di confondersi per l'osservatore. Questa e mille altre
osservazioni e finezze potremmo ricavare da questa visione ravvicinata. Ma con la linea rossa di Michelangelo ho finito il mio tempo e vi ringrazio della vostra attenzione. Ringrazio la dottoressa Cidini perché è commovente il modo con cui racconta del suo, diciamo, lavoro, e ha detto prima, ha fatto un passaggio che mi ha veramente colpito, la scontatezza, quello che pensiamo già di sapere non ci permette di conoscere, si conosce, quindi mi viene da dire si conosce per amore. E la dottoressa è stata proprio la testimonianza di questa passione che ci ha permesso questa conoscenza, quindi grazie veramente. Ora il dottor Marco Cappellini invece ci parlerà di Centrica, di Uffizi Touch, di tutta questa tecnologia, e si fermerà dopo con chi vorrà a mostrare, utilizzare questa strumentazione. Quindi grazie, prego. Grazie Alessandra, grazie dell'ospitalità. Mi metto qui così inizio anche ad operare questo strumento, che poi sarà a vostra disposizione dopo per chi sarà interessato a utilizzarlo e a scoprire l'arte attraverso questi strumenti. Questa che vedete è una installazione, è una, diciamo, un'applicazione e una tecnologia che abbiamo sviluppato nel corso degli anni, e quindi qui vedete una sintesi di quello che è Centrica, che è la società che ho fondato insieme ad altri soci nel 99, ha realizzato. In questo caso ci sono gli Uffizi, attraverso 1146 opere, quindi gli Uffizi sia nella parte esposta al pubblico normalmente, sia nella parte del corridoio vasariano, che è disponibile per la visita su prenotazione, e ci sono anche 100 opere dei depositi che normalmente non sono esposte, ma vengono, diciamo, esposte solamente in alcune occasioni. Quindi all'interno di questa installazione è possibile andare a scoprire queste opere, e è possibile scoprirle attraverso vari percorsi. Ve li faccio vedere, così dopo magari potete anche voi utilizzare questi percorsi. Partiamo dai quattro percorsi che vedete in basso, gli artisti, forse li intravedete, comunque qua in basso ci sono gli artisti, le opere, una mappa che quindi vi permette di accedere alle opere attraverso le varie sale, e l'epoca storica, ovvero una via d'accesso alle opere attraverso dei periodi. Proviamo a scegliere il menu degli artisti. Gli artisti sono proprio esplorabili in questo modo, quindi io posso andare a scorrere i nomi degli artisti, oppure posso ricercare un artista che mi interessa. Già inserendo, diciamo, le prime lettere del nome, in questo caso stavo cercando Botticelli, ma vedete vengono fuori dalla ricerca anche altri artisti, ma supponiamo che concentriamo l'attenzione su Botticelli, e in questo modo vi faccio vedere anche la differenza nella qualità che abbiamo raggiunto e che abbiamo visto poco fa con queste digitalizzazioni, che sono pur sempre eccezionali rispetto a quello che normalmente si vede, ma diciamo sono di un gradino inferiore. Ma nonostante questo sono utilissime, ad esempio per fare, in questo caso, per andare a scoprire il Botticelli che si è raffigurato in quest'opera. Abbiamo per ogni opera una scheda informativa, in questo caso l'Adorazione dei Magi, e per ogni opera è possibile capire qual è la dimensione dell'opera rispetto a una figura umana, cosa che è estremamente utile nel momento in cui
la visione è così ravvicinata e si perde di vista quale sia la dimensione dell'opera rispetto appunto a una figura umana, quindi le dimensioni reali. È possibile fare per ogni opera delle operazioni tipo quella che sto facendo, quindi una misurazione virtuale sull'opera stessa. Questo mi permette ancora meglio di capire quant'è la dimensione effettivamente nel reale che sto esaminando. In questo caso vedete che il volto di Botticelli è più o meno di 5 cm e 73 cm in larghezza. Un'operazione che è molto interessante realizzare attraverso questo strumento è questa operazione del confronto. Io posso prendere l'Adorazione dei Magi che ho appena visto, posso prendere un'altra opera, lo faccio diciamo non sapendo cosa sto facendo, se la dottoressa mi può suggerire un'altra opera da confrontare. Ecco, mettiamo quest'altra opera e in questo modo io affianco due opere del Botticelli e posso con questa operazione andare a fare dei confronti su come il Botticelli abbia disegnato e abbia dipinto i personaggi in queste due opere. Quindi faccio un'operazione che nella realtà diciamo è un po' difficoltosa e questo è un valore aggiunto. In questo caso faccio un'operazione su due opere del Botticelli, ma potrei fare la stessa operazione con un'opera del Botticelli e una di un altro autore che è all'interno della collezione della galleria. Quindi questa è una delle caratteristiche di questa installazione. Questa installazione che è stata presentata per la prima volta è stata selezionata per l'Expo di Shanghai, quindi è stata a Shanghai nel Padiglione Italia e sulla base di questa installazione e delle opere che avete visto prima digitalizzate abbiamo anche creato una mostra virtuale che quindi è stata la seconda tappa in questo viaggio di mostre virtuali che stiamo realizzando. All'interno della mappa posso ad esempio scegliere la tribuna. Ecco, scelgo la tribuna e scelgo Leonora di Toledo del bronzino. In questo caso ho sbagliato, la Lucrezia Panciati, grazie della correzione, avrei dovuto guardare la scheda dell'opera, quindi la Lucrezia Panciati e posso fare un'operazione però in questo caso, torniamo un attimo sulla tribuna, ecco, scelgo di nuovo questo dipinto. Adesso vi faccio vedere una delle novità che abbiamo realizzato negli ultimi tempi, che è questa dei suggerimenti, ovvero analizzo un'opera e sono curioso di vedere quali altre opere all'interno della collezione degli Uffizi abbiano una iconografia che ricorda quest'opera. E in questo caso mi vengono suggerite altre opere e posso diciamo, passare da un'opera all'altra. In questo caso è stato fatto ancora un lavoro aggiuntivo e quindi posso concentrarmi su un dettaglio e nel momento in cui mi concentro su un dettaglio, in questo caso su un gioiello, le opere che mi sono suggerite dal sistema nella parte inferiore cambiano e io posso andare a vedere ad esempio quest'altra opera e in quest'altra opera mi viene evidenziato il dettaglio e il gioiello che è diciamo, assimilato al tematismo che io sto analizzando. Questa operazione che è diciamo, dal punto di vista dell'operatore, quindi in questo caso per me semplicissima, presuppone un lavoro piuttosto complesso fatto sia dal punto di vista tecnologico, quindi il software che permette questa operazione è un software che abbiamo realizzato negli ultimi anni e anche questo è all'interno della selezione dell'Agenzia dell'Innovazione dell'Italia degli Innovatori e quindi è stato riconosciuto diciamo, come una innovazione italiana, ma presuppone che ci sia una esperta di dominio, un esperto di dominio che sceglie quali sono diciamo, in questo caso se stiamo parlando di gioielli, i gioielli da mettere in relazione fra un'opera e l'altra. E quindi diciamo in questo caso si vede molto bene la fusione e l'integrazione di competenze estremamente diverse, chi sviluppa software e chi è a
conoscenza del, diciamo, della descrizione del valore e della storia dell'arte, e in questo caso riusciamo a rendere la conoscenza che spesso è implicita nelle opere un po' più esplicita, e quindi il nostro desiderio e il nostro impegno come azienda è nello sviluppare delle tecnologie che rendano la cultura e la conoscenza più facili da essere fruite su dispositivi digitali e su canali digitali. Sapete che sempre più diciamo, il digitale si sta diffondendo, sempre più i canali sono molteplici e potenti. In questo momento sono passato su l'ultima via d'accesso, che è quella temporale, e in questo caso vedete che il tempo è stato suddiviso in dei periodi che hanno un significato semantico, quindi l'arte romana, l'arte medievale, il Rinascimento, che ovviamente per gli Uffizi è estremamente importante. Nel momento in cui io seleziono un periodo, questo periodo e il tempo, diciamo, negli anni che sono all'interno di questo periodo, vengono esplosi, e vengono esplosi sempre di più, fino a che io riesco a focalizzarmi addirittura su 5 anni. Ecco, io vedo che in 5 anni, dal 1465 al 1470, all'interno della Galleria degli Uffizi, queste sono le opere che fanno riferimento a quel periodo. E di nuovo, con un clic, in questo caso raggiungo il dittico dei Duchi d'Urbino di Piero La Francesca, e di nuovo, con, diciamo, la facilità che avete visto anche prima, riesco a individuare un dettaglio, e se sono, diciamo, curioso di capire quali altri paesaggi all'interno della Galleria degli Uffizi sono collegati, perlomeno virtualmente, a questo paesaggio, attivo questa funzione dei suggerimenti e magari seleziono quest'altra opera nei nostri Ticana e mi vado a focalizzare su un dettaglio che altrimenti magari non avrei visto, e quindi questa è un'altra possibilità. Dicevo prima, cerchiamo di sviluppare delle tecnologie che permettano l'accesso a questa qualità su più canali digitali. Di Uffizi Touch abbiamo realizzato recentemente una applicazione per dispositivi Apple, quindi iPhone, iPad, iPod Touch, che ugualmente permette di entrare nel dettaglio. È necessario in quel caso avere il collegamento o wireless o il collegamento ad internet, perché pensate, all'interno di un dispositivo come questo io riesco ad accedere alla stessa qualità che avete visto su questo schermo. Ovviamente questo è possibile perché parte delle informazioni stanno nel dispositivo, parte delle informazioni stanno sui nostri server. Il software che permette questo tipo di operazione è il software che è alla base di tutto ciò che avete visto oggi, che si chiama XL Image, e che è un po' la nostra innovazione, diciamo, partita quasi 10 anni fa, che via via facciamo evolvere. Quindi io con questo ho dato un po' il quadro sia di cosa fa Centrica, sia di queste innovazioni che vi permettono un contatto più ravvicinato e, come abbiamo sottotitolato Uffizi Touch, una nuova esperienza con l'arte. Per tutti coloro che sono interessati a sperimentare direttamente e toccare direttamente, sono qui a disposizione, e quindi vi aspetto. Direi che ci siamo immersi nella bellezza, abbiamo visto come l'arte e la tecnologia possono dialogare positivamente, e questo quindi ci ha reso partecipi di nuovi orizzonti tecnologici nella conoscenza artistica. Quindi ringrazio di cuore i nostri ospiti, rinnovo il desiderio da parte mia e di tutti i miei collaboratori di poter continuare a lavorare con questi amici nel segno della bellezza. Vorrei aggiungere solo una cosa, che in attesa di tornare qui con voi in questo splendido, meraviglioso, diciamo, ambiente fra virgolette, l'anno prossimo vi invitiamo a Firenze il 9, 10, 11 maggio. Abbiamo quella che noi chiamiamo EVA, che poi vuol dire Electronic Imaging Visual Arts, è un acronimo.
e già Alessandra e Marco sono stati da noi l'anno prossimo a maggio, quindi a metà di percorso, prima di tornare, speriamo veramente fra di voi, a agosto 2012, vi invitiamo all'inizio di maggio, 9, 10, 11 a Firenze. Benissimo, grazie, buonasera.